partita lo scorso ottobre, si è conclusa oggi la campagna di prevenzione e comunicazione Teme, piaci poco in puro dialetto aretino, posta in essere dal Comune di Arezzo per il contrasto delle truffe agli anziani. Sono stati battuti a tappeto quartieri e frazioni della città con una programmazione di incontri che ha fatto seguito al protocollo di intesa tra Comune e Prefettura. L'unità mobile antidegrado della Polizia Municipale di Arezzo è andata nelle diverse zone della città per informare gli anziani sulle varie truffe di cui possono essere vittime. Sì, diciamo, si sta cercando di dare risposte alla città, ai cittadini e a tutte le problematiche che ci sono. È un problema nazionale a cui le forze dell'ordine cercano di dare tutte delle risposte ascoltando l'anziano e quindi intervenendo a ogni segnalazione. Potrebbero essere tra l'altro l'uomo in più i cittadini con le loro segnalazioni. Lo sono senz'altro, infatti queste misure si inseriscono in un contesto molto più ampio di misure adottate per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, per amplificare la sicurezza partecipata e soprattutto la sicurezza percepita, e il cittadino è proprio un alleato fondamentale in questa equazione. L'iniziativa ha dato i risultati sperati, c'è un numero verde che è stato più volte contattato proprio per mettere a conoscenza le forze dell'ordine della presenza sul territorio di soggetti che tentano questo tipo di furti, di truffe. E purtroppo oggi si va sempre più spesso a cercare chi è più debole e quindi anche gli anziani fanno parte di questo panorama. I nonni aretini hanno risposto pienamente ai nostri appelli e quindi è veramente stata un'iniziativa concreta che ha dato grande soddisfazione. Queste truffe hanno sempre dei connotati più precisi, più puntuali, riescono sempre a entrare nelle debolezze dei nostri anziani, che poi magari qualche volta anche per timore di fare brutte figure non denunciano. Invece credo che questa iniziativa sia servita anche per far sentire le istituzioni più vicine ai cittadini, che quindi capiscono di più, che possono fidarsi ed affidarsi anche per la soluzione di questi problemi.